Inizierei con il ringraziamento alla Regione Marche e all'assessore Giorgio Latini che ha voluto fortemente questo incontro. Io mi chiamo Stefano Ferretti, sono il referente del progetto e siamo qui a inaugurare nella sua veste istituzionale il MARAM, che sta per Museo Aperto d'Arte delle Marche. Questo è stato ideato da un gruppo di associazioni che operano, che producono arte urbana da anni su tutto il territorio marchigiano. Noi l'elenco: l'associazione Anime di Strada, l'associazione Cento Fiorini per la provincia di Macerata, abbiamo Arte Pubblica per la provincia di Ascoli, Pop Art Studio per la provincia di Ancona, Reperti Urbani per la provincia di Pesaro, e Urban Play per la provincia di Fermo. Il progetto si è sviluppato creando una rete museale dove è in grado di poter valorizzare tutte le forme d'arte contemporanea del territorio, ma soprattutto che crei uno spazio condiviso di incontro per progettazione, produzione, una produzione condivisa con enti pubblici e privati che operano nell'ambito culturale regionale. Naturalmente noi siamo partiti con la street art perché è quel movimento artistico che conosciamo bene. In pratica è una piattaforma web con una mappatura di una collezione di opere di street art presenti nella regione e che abbiamo presentato 120 opere diffuse su 40 comuni e realizzate da 85 artisti, validata da un esperto comitato scientifico. La mappatura proposta dal MARAM è una collezione che va in continua evoluzione, però che sia un punto di riferimento per appassionati, visitatori che vogliono scoprire percorsi artistici alternativi e soprattutto anche per gli addetti ai lavori che in pratica cercano approfondimenti su tutto la produzione artistica locale. Comunque la collezione è soltanto l'inizio del progetto, perché in pratica vorremmo creare una rete sinergica che dove le risorse pubbliche e private possano a stretto dialogo possano generare nuove forme collaborative, coinvolgendo nuove associazioni, nuovi enti pubblici, museali, scuole, università e addirittura gallerie, sia private che no, poiché l'obiettivo principale e ambizioso è quello di creare un calendario condiviso per tutto il territorio marchigiano e quindi di poter dar voce a tutte le forme artistiche che lo attraversano. Vorrei chiudere con un discorso sul comitato scientifico, che come tutte le collezioni di un ente museale ha avuto bisogno fortemente di questo comitato scientifico e vorrei elencarvelo. Abbiamo Michele Trimarchi, che è un professore ordinario di economia pubblica all'Università di Catanzaro. È anche esperto economico di un progetto di cooperazione culturale internazionale. Valeria Annaldi è una giornalista, scrittrice romana e curatrice di mostre di arte contemporanea sia in Italia che all'estero. Mirko Pierri invece è il fondatore del collettivo ADNA, che sarebbe un esperto ricercatore e curatore di arte urbana. Gabriele Tinti è un poeta, scrittore e critico d'arte originario di Jesi. Nicola Alessandrini invece è un illustratore e un urban artist e
e tra l'altro è il fondatore della Tatà di Macerata. E chiudiamo con Gabriele Arruzzo, che è un artista romano con base a Pesaro, che è anche un insegnante all'Accademia d'Arte dello Stile. Qui intanto ci fanno vedere il sito, la collezione. Il sito del museo a cielo aperto. Esatto. Sì. Che in pratica ci sono 120 opere. È stato un grossissimo lavoro perché tra l'altro con quest'anno di pandemia diciamo che non siamo riusciti a... è stato molto difficile anche andare a esaminare le opere, andare sul posto, non ci si poteva muovere, è stato veramente un lavorone. Però diciamo che tra l'altro questo è soltanto l'inizio perché fondamentalmente la cosa inclusiva che può generare il MASAM è veramente grande. Bene. Bene, vado io allora, concluso? Sì. Bene. Allora, io intanto ecco, saluto il responsabile del progetto, Stefano Ferretti, lo ringrazio, saluto tutte le associazioni coinvolte in questo bellissimo progetto e sono ecco, contenta di poter sostenerlo come assessore alla cultura della Regione Marche, perché penso sia un'iniziativa veramente importante da un punto di vista di sviluppo culturale, artistico, da un punto di vista di sviluppo anche turistico. È un progetto in cui io ho creduto anche insomma, molti anni fa, quando ero assessore alla cultura nel comune di Ascoli Piceno, con cui iniziai questa avventura con l'associazione appunto Punto di Riferimento Arte Pubblica di Ascoli. Ecco, iniziamo questo percorso di street art nella città di Ascoli. Sono contenta che possa diventare un vero e proprio progetto regionale. Quindi il fatto che ci siano poi queste associazioni che vengono messe in rete e che queste opere d'arte, di arte contemporanea, vengano comunque mappate, io penso sia un lavoro straordinario che avete fatto e quindi sono ben contenta ecco, di sostenerlo. E visto che insomma, quest'anno noi come Regione abbiamo anche proposto, proprio per valorizzare attraverso l'arte contemporanea, le bellezze dei nostri centri storici, ma anche valorizzare diciamo, quei posti più periferici, come accade in tanti luoghi dove queste opere vengono appunto poi dopo fatte. Ecco, secondo me anche tutto il discorso del light design, quindi delle installazioni artistiche luminose, che poi comunque sono anche qui delle opere che possono essere ammirate di notte, perché ovviamente sono opere luminose, certo. Secondo me possono far parte di questo circuito. Quindi, visto che sta nascendo anche questa ulteriore sviluppo dell'arte contemporanea attraverso la luce, penso ecco, che possano essere messe in rete queste opere insieme alla stessa. Quindi magari il prossimo anno fare anche un unico bando per promuovere lo sviluppo di questa creatività attraverso l'arte sia luminosa che la street art, perché poi ecco, le opere che noi vediamo di notte ecco, sono su questo filone, su questo genere. E quindi ecco, penso che si possa fare veramente un bel lavoro di sinergia, di collaborazione, e io sicuramente vi rinnovo il supporto come Regione, e quindi mi fa piacere ecco, di iniziare questo percorso regionale insieme per far sì che ci siano sempre più siti da visitare e che magari la Regione Marche diventi proprio la prima regione simbolo di attrattiva ecco, sulla street art e sull'arte contemporanea urbana. Bravo. Quindi magari possiamo raggiungere questo obiettivo così ambizioso insieme, no, sono a disposizione. Tra l'altro con i percorsi bike tour del sito si comincia a scoprire veramente i paesi dove non si conoscevano. Quindi, e non solo, abbiamo proposto con un video
immersivo che poi dopo glielo facciamo, lo faremo vedere, che dalla street art uno può passare a vedere una chiesa, certo. un teatro, un panorama del borgo, cioè riuscire a convogliare il turista della street art anche nelle bellezze del territorio. Assolutamente sì. Vogliamo passare la parola a Mauro per il discorso del bike tour, se Claudio ci presenta un attimo Ascoli. Sì, io innanzitutto ringrazio per l'ospitalità della regione e per le parole dell'assessore alla cultura. Questo è molto importante perché io sono la guida cicloturistica che ho collaborato negli anni precedenti con il progetto Marche Outdoor con Michelangelo Pistoletto per disegnare dei percorsi appunto sul discorso delle marche. Infatti mi piace utilizzare questa parola, disegnare i percorsi all'interno del nostro territorio. Quindi la cosa bella è che oggi il cicloturismo sta sempre diventando più uno stile di vita anche che si possa sposare con l'arte, con la cultura. Quindi il nostro compito è stato, grazie appunto ad Anime di Strada, Associazione Anime di Strada e quant'altro, che ci hanno intercettato e ci hanno, come dire, delegato nell'andare a disegnare questi percorsi sul territorio, mettendo insieme tutte le varie opere che ci sono disseminate lungo le Marche. Quindi abbiamo fatto? Non abbiamo fatto altro che prendere, appunto come in questo caso vediamo, un itinerario che noi abbiamo disegnato con la partenza da San Benedetto del Tronto, quindi passando per tutte le varie opere che ci sono a San Benedetto del Tronto, quindi una sorta di, come dire, filo dove si inseriscono le perline. Quindi ogni murales, ogni opera diventa una perlina da andare a visitare. Oltre a questo abbiamo inserito anche le bellezze del territorio, perché chi fa cicloturismo oggi come oggi e viene dalle regioni fuori dalle Marche, quindi ha bisogno dell'effetto wow, no? E quindi il nostro territorio lo permette l'effetto wow, perché tu quando li porti attraverso un paesaggio bellissimo come le Marche, l'effetto wow è assicurato. In più abbiamo quest'altro effetto wow, perché quando ci si trova di fronte a un'opera importante, di un artista importante che ha fatto magari una riqualificazione di un palazzo, di una struttura comunque magari che era abbandonata, eccetera, l'effetto wow diventa doppio. Quindi noi non abbiamo fatto altro che disegnare appunto questo percorso nell'andare a trovare tutte quelle che sono le opere disseminate appunto sugli itinerari disegnati cicloturistici, quindi passando appunto da San Benedetto del Tronto, Castel di Lama, proseguendo sulla ciclabile del Tronto fino ad Ascoli Piceno, Folignano, Rocca Fluvione, e quindi andando comunque a disegnare un percorso che mettesse in relazione tutte queste opere, e quindi diventa un'esperienza emozionale che il cicloturista, che oggi è trasversale, quindi non è più il cicloturista sportivo, ma sappiamo che ci sono molte persone che fanno cicloturismo grazie all'avvento anche delle bike, hanno modo di, come dire, condividere il territorio, condividere le nostre bellezze del territorio, condividere le nostre opere d'arte e condividere la nostra cultura che abbiamo all'interno dei nostri territori. Quindi noi, diciamo così, la parte operativa che noi abbiamo fatto per questo progetto è quello di disegnare tutti questi percorsi. Questo è un esempio di uno dei percorsi che abbiamo disegnato, che prende appunto spunto dalle opere d'arte che comunque disseminate sul territorio stesso. Grazie a voi. Adesso vorremmo far vedere allora questo video pilota, che è un suggerimento di quello che si potrebbe fare in futuro con la regione. Abbiamo questo video con la tecnologia che si chiama
questo è il video che deve ricevere. Allora, abbiamo realizzato questo video con una telecamera speciale, una telecamera che riprende a 360 gradi. Quindi è una telecamera che si dice che deve riprendere una telecamera di casa davanti, per tutti la tira volontare. E faccio una premessa. E diciamo che questo tipo di tecnologia può essere diviso in due grosse categorie, virtual tool e video sensitive, questo però è bellissimo. Virtual tool potrebbe assomigliare molto a script più, tanto per niente, quindi con una molto linea attività, come io vi vado a vedere, però delle proprie persone, si vede proprio un vero e proprio video. Tanto che se io voglio riprendere non c'è bisogno di un operatore, perché l'operatore è la stessa persona che è protagonista del video. Se lo facciamo partire, faccio vedere come si interagisce con questo video. Possiamo creare il nostro video, possiamo seguirlo mentre se lo lasciamo andare non riesce a schermarlo, no? Io ho deciso di seguirlo o di vedere quello che mi interessa a me sostanzialmente, la macchina. Quindi è come se io avessi la regia del video. Possiamo andare per un po' senza avere la parte in cui lui si mette la sopra al casco, puoi vedere anche il soffitto, esatto. Puoi vedere dal soffitto al pavimento, dove c'è semplicemente appoggiata la telecamera. Lui mi parla, posso seguire lui, ma posso anche ascoltare lui e vedere quello che mi interessa a me. La chiesa di Pisa. Lo facciamo andare. Siccome la maggior parte delle persone che si sentono di video lo vede sul cellulare, stiamo parlando di un 70%, con il cellulare è molto semplice. Tanto che potete vedere anche voi direttamente. Sì, dai, il QR code. Abbiamo creato un QR code, quindi per modo potete stare anche voi. Però ve lo faccio vedere in anteprima. Qual è il vantaggio di avere un cellulare? C'è il giroscopio. Ah, come uno gira poi si muove l'immagine. Esatto, basta che guarda a destra, vede tutto quello che c'è a destra, a sinistra, in alto, può fare il viaggio da sola, e sarebbe bellissimo per persone che stanno in America, in Sud America, che vogliono avere le vedenze, se lo vedono proprio come se fossero all'interno di questo borgo. Potresti imparare anche voi potete fare questa procedura che sto facendo io, imparare il QR code, poi andare sul parte e vedere direttamente il video. Perché qua prende poco il segnale. Allora, se e qual è il vantaggio di avere un cellulare? Che non dovete fare quello che ho fatto prima io, smanettare, semplicemente girando sia a destra a sinistra riuscite a vedere il video, perché il giroscopio automaticamente capisce dove è la direzione. C'è il processore qui sopra. Ah, no. E io posso fare sia con il discorso del giroscopio. Ah, si è girato. Sia con il discorso della traccia, quindi è facile andare a vedere. Indubbiamente quello che dicevo prima è fondamentale, cioè il discorso della connessione. Ah, sì, sì, sì. Siccome sono video fondamentalmente configurati per il canale YouTube, già questo è un vantaggio, però allo stesso tempo c'è bisogno di un discorso di connessione. Ma la cosa interessante, come dicevo prima
rappresentazione e la partecipazione in un contesto del genere, per non arrivare a quelli come quando i congressi. La cosa interessante è proprio questo, io posso anche meglio mettere la versione doppia così, utilizzare strumenti come questo, che abbiamo anche visto su uno storico, qualche sito particolare, sto proprio su YouTube. Su YouTube, questo è sono tutti dispositivi che possono essere visti praticamente anche da casa. E ho una serie di dispositivi che mi danno ancora di più la sensazione di immersione. Sì. Quello più performante è l'osso. Questo proprio perché non vedi nient'altro, e hai il sogno di immersione che stai vedendo. Poi ci sono dispositivi che anche danno la possibilità di inserire questi cellulari, perché questo è consigliato se integrato con la tecnologia. Questo sarebbe un punto più da tutti gli aspetti ai dispositivi interni, che addirittura i contenuti posso caricare direttamente qui e trasportarli. Anche perché il telefono è inserito nel tarboard legato da Google, oppure ci sono dispositivi ancora più semplici, tipo questi, che basta inserire il cliente in questa maniera. Tenere il punto e vedo esattamente l'impressione di stare lì, perché come mi giro guarda in alto e in basso posso? Se volete provare qui il cellulare è meglio, lo distanziamo, se si gira può essere stupendo. Indubbiamente la qualità se guardi in alto è arrivato che poi è molto personale questo video. E quindi questo è un archivio di tecnologia che chiaramente queste sono le estremizzazioni, ma nella sua maniera più semplice può essere semplicemente visto tale del cellulare, perché c'è proprio questa visione, questa interattività legata al fatto che io come vicino posso già vederlo, lo posso andare, ma si sentirebbe. Monica. Sì. Quindi questo è quanto. Grazie. Passiamo la parola un attimo a Monica Caputo. Sì, salve, sono Monica di Futuro Studio, ho un'impresa da Milano che è specializzata in una produzione con una serie di opere d'arte urbana. E abbiamo condiviso con gli altri partner, sia la progettualità, ma poi ci siamo occupati della comunicazione, a partire dalla comunicazione grafica, con questo logo Madam che è perfettamente simmetrico e al centro presenta questo puntatore, no? Questa goccia con il foro al centro che rimanda naturalmente all'idea dell'icona della geolocalizzazione e che fa riferimento sia alla multimedialità del progetto ma anche alla volontà di questo progetto di essere appunto esplorativo, di essere partecipativo, open source e di coinvolgere il più possibile il territorio a livello turistico e culturale. Abbiamo scelto questo claim Marche's Art perché secondo noi era molto diretto e soprattutto abbiamo voluto rappresentare nella comunicazione grafica che è fatta di manifesti di affissione stradale ma anche di cartoline che verranno distribuite in punti diciamo turistici e in punti culturali. Abbiamo voluto in qualche modo coinvolgere sia opere tuttora esistenti che opere scomparse, come ad esempio i silos, proprio perché questa mappatura diventa un archivio, è un archivio a tutti gli effetti, di quello che c'è oggi, ma di quello anche che c'è stato in passato. E questa cosa secondo noi è importante per mantenere anche una memoria, no, storica e anche perché questi tipi di opere sono effimere per loro natura e quindi soggette a scomparire. Quindi il fatto di averne una documentazione secondo noi era importante e anche di riportarlo nell'impianto di comunicazione e altrettanto. Ecco, volevo solo dire questo perché insomma, è stato un progetto grafico che secondo noi ha voluto proprio esprimere la natura di questo progetto.
E in questo caso il QR code che è presente in tutti i manifesti di attenzione stradale che in questo momento sono stati e sono esposti in tutte le diciamo, le principali città della regione Marche, abbiamo scelto 25 città in cui espone i manifesti, hanno questo QR code che rimanda direttamente alla piattaforma web. Grazie. Grazie. Venendo a un futuro di collaborazione con la regione, noi siamo felicissimi di poter Sì, assolutamente. Grazie.